ok, dobbiamo dargli 8 galline, 6 heartbeat, riceveremo 250 soldi subito. Devo trovare un modo per arrivare di sopra, assolutamente, a tutti i costi. Mi devo arrampicare, ce la posso fare, dai, ultimo sforzo, sì, il paradiso. E ciao a tutti ragazzi, qui Thundering Light e oggi siamo su Slime Rancher. Nell'episodio precedente eravamo rimasti che avevamo catturato quegli slime di cristallo, questi qui bellissimi, che continuano a fruttare bei soldini, infatti io già ne ho 112, e quindi dobbiamo andare all'avventura, fine. La cosa principale è guadagnare soldi per ora e andare all'avventura e potenziarsi prima di tutto. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Intanto direi di coltivare un po' queste carote qua. E hanno mangiato! Grazie! No, grazie! Oddio! Grazie! Forza, ci avete ancora fame? Forza! 5 carote tutte per voi! Dove? Cacca! Ok, perfetto. La madonna quanto, 54 soldi, vabbè. È già buono, grazie. Direi di comprare un altro. Quindi dov'è? Garden, no, Coral, eccolo qua. High Walls, dobbiamo guadagnare i bei soldini per le High Walls. Grazie per un'altra cacca. Forza, mangiate ora. Oddio santo. Tac, ok. Ora che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, uela, già le prime richieste. Ok. Ah, ok. Dobbiamo dargli 8 galline, 6 heartbeat. Riceveremo 250 soldi subito. Dov'è? Allora, okay. Alla ricerca di galline. Ragazzi, questo episodio non andremo alla ricerca del tesoro. No, non andremo alla ricerca di niente. Andremo alla ricerca delle galline, che come si sa sono il tesoro più prezioso al mondo, che dopo tutto senza galline che mondo è, né? Quindi forza, andiamo subito. E dunque, cosa? Dove? Dove posso trovare delle galline di preciso? Allora, venite qua! No! Venite qua! Volevate sfuggirmi, eh? 3, 2, 1! Via! Quella! Ela! Ho visto qualcosa che mi piace! No, quella gallina è mia! Ciao, cica tu! Perfetto, ora dobbiamo trovare assolutamente un altro nido delle galline, perché oddio santo. Che poi probabilmente il problema non saranno le galline ma le heartbeat, perché sì, so dove trovarle ma non so se crescono sempre né quando crescono, quindi sarà un po' un problema, anche perché è limitata quella cosa, devo farlo entro un tempo limite. Un rostro! Lurido trappi slime schifoso! Ma dai, vediamo, ci devono essere qua sopra, no? Ma vaffa... No! Oh! Ah, basta! Ah, vaffa! Fanculo! Ma io sono spietato con questi slime. Allora mi sa che dovrò sacrificare 3 galline mie. No, forse no, aspettate, mi sono appena ricordato che c'è una zona che esiste dove forse.
casse, se tutto va bene dovrei trovare qualche gallina. Vediamo qui. Sbaglio, ho sentito spawnare le galline. Non fare niente. No, no, io ho bisogno delle galline, quelle mi servono. Probabilmente sono spawnati gli slime altro che le galline. Però proviamo a vedere qui da questa parte qua. Qua ci stanno i gabbi però. Sì, però. Dove stanno le galline? Sono... Vieni qui! Vieni qui! No! Devo trovare un modo per arrivare di sopra. Assolutamente, a tutti i costi. Mi devo arrampicare! Ce la posso fare! Dai! Ultimo sforzo! Sì! Il paradiso! Il paradiso dei polli, raga! Dai, ho trovato il paradiso delle galline. Vieni! Vieni qui! Schifoso! È per questo motivo che sacrificherò uno slime. Dove cacchio è finito? Ah, boh. No! Come mi sono salvato? Un heartbeat, wow. Cioè, questo passaggio mi volete dire che è sempre esistito e io non ne ho mai saputo l'esistenza. Ah no, è portato una zona solo con acqua, quindi era meglio che non ne sapessi l'esistenza, però come faccio a tornare indietro? Mi sa che ora mi devo buttare da tutto per forza. Ok, dovevo raccogliere 8 galline, ne ho raccolte 12. Ok, la caccia alle galline è stata un successo clamoroso. Ora il problema saranno queste cacchio di heartbeat. Maledizione. Senti tu. Allora, tabby slime, tu muori. Anche tu muori. Nel dubbio. Jetpack! Sono lì sopra! Regà, li avete visto anche voi? Ecco, perfetto, sono lì sopra. Wee! Ne abbiamo 6, regà! Dai, e questo lo porto in base, per se così la vogliamo definire. Ok, direi di lanciarla di giù! Scratch! Come? Vabbè, fantastico. Ok, 1, 2, 3, 4. Direi di svuotare questo qua, ok. E ora questo. E là! Quanti bei soldoni! Eppure le ho the onion, raga. No, allora, un'altra cosa. Eye walls. Comprati. Perfetto. Ora, dobbiamo darci delle priorità. Allora, intanto, tu, qui, voi, tutti, frutti, fragole a cubo, state qui. Poi, fragole a voi! C'è carote, qui. Ne volete altre? Ok, no, togli, no, e pianta queste, che queste le mando qua, e ora dobbiamo andare a raccogliere assolutamente, ma assolutamente, forse prima magari mi prendo qualche soldo, che dite, non è una cattiva idea, giusto? Ok. Direi che non ci sono più cacche, perfetto. Ok, andiamo a vendere queste altre 8 cacche e mi sa che possiamo già comprare anche qualcos'altro. E ciò è un bene, quindi ora andiamo subito per di qua e vediamo cosa possiamo comprare. Io comprerei il silo.
tutte quelle Q-Berry qua. Guardate dove vanno a finire. Vanno a finire dritte dritte qui dentro. Ok, perfetto. Ora direi di andare alla ricerca di quei slime radioattivi che già abbiamo scoperto dove stanno, quindi li dobbiamo solo andare a prendere. E forza, dai, vediamo. Vediamo. Ok. Aia. YOLO! Ok, ci siamo. Perfetto. Siamo nel luogo prestabilito. All'orario forse non proprio prestabilito. Però vabbè, allora. Perfetto. Ok. Direi che siamo nel posto giusto, quindi. Ciao. Aia. Vediamo, perché dobbiamo essere piuttosto veloci. Già li ho trovati. E la madonna, gli ho preso pure dalla bocca due oca oca. Dobbiamo prenderne molti di più di questi slime. Ho parlato! Affanculo! Mori! Sono mie! Niente per... Lurido! Schifosi! Morite! Hai rotto! Madonna, ma quanto sono insistenti. Ah, aspettate. Questi slime valgono un bel po', direi. Ciao. Ciao anche a te. Benvenuti. Ok, ora. Di quel ponte è rotto, ma potrei attraversarlo, però direi per ora di stare tranquilli. Oddio santo! Basta, avete rotto! Ah, vaffa. Oka oka! Era avariato tipo. Ok, perfetto. Direi di tornare. Cosa cacchio? Ma vaffa. Ok, direi di tornare più in fretta possibile a casa. Niente, questo, vediamo un secondo. Allora. Direi che è stata anche questa una giornata molto produttiva per l'allevamento di slime. Vediamo, ti hai beccati qualche carota. Lurido mangione. Vabbè, quindi andiamo subito a casa. E via. Fantastico. Ok, ora vediamo un attimo. Qui. Allora direi di recuperare l'energia, perché poi sbucano quegli slime bruttoidi. Che madonna, quanto li odio. 3, 2, 1. Let's get it. Scialla, io sono passato, neanche sono sbucati, avevo proprio sonno, Ok. Direi quindi di tornare lì, probabilmente già avranno cacato un'altra volta, quelli di cristallo. E quindi ci avrò dei soldi per comprare anche un
posto, come si chiama, l'alloggio, sì, l'alloggio per questi cosi, per i puddle slime, questi qua. Ora, esatto, come immaginavo. Ok. E ora raccolgo ciò che si può raccogliere, quindi... Ok, per ora abbiamo raccolto il raccoglibile. Tenete che questo è il vostro preferito. E la... Oddio santo, vi state zitti, voi. Allora, venite qui. Io dovrei intanto però andare a vedere qui. Allora, valgo di più per ora quelli radioattivi, quindi darò la maggior parte del cibo a quelli radioattivi, quindi tutte le carote, quelli radioattivi. Ok, tu vieni qui. Ok. Ok. Tutte le odioni una quelli, quindi. E la madonna, più di quanto immaginavo. Quindi, e ora prendiamo un bel pond. Compra. E benvenuti! Sì, direi che è stata una giornata più che produttiva. Quindi ora direi di andare a raccogliere anche le cacche. E la madonna. Per sicurezza. Tanto che ne mettiamo una. Va bene, qua gli andiamo 3. Ok. Maledetti! Brutti! Stronzi! Datemi le vostre cacche! Luri di slime radioattivi. Ma tanto i bei soldi! Cioè io lo stesso! Allora, giusto, io ho dimenticato prima a far esplodere questo. Ma i slime fosforescenti non fanno guadagnare tantissimo. Esatto, al massimo poco più di quelli blu o grigi, quindi no. E la madonna, per ora quelli di là di acqua che ho raccolto sono quelli che fanno guadagnare di più. Fantastico, quindi ora tu, Hen Hen, dritta nel pollaio! E la madonna. Mentre tu, via proprio! E mentre questo a voi, dai. Perfetto! Quindi niente, direi che già 737 è troppo. Quindi vediamo tank booster. Direi di prendere un tank booster, così possiamo prendere 30 unità per ogni roba. Prima di prendere gli altri upgrade, direi di mettere almeno il Plort Collector. Sì, dai. Qui costa 500. No grazie. Aspetta, autofeeder sempre 500. Allora qua vado a mettere lo spaventa. Ma perché, Dio santo? Va bene, allora compra questo e potenzia, così almeno crescono più velocemente. Quindi niente, sì, abbiamo decisamente fatto abbastanza, quindi per questo episodio direi che possiamo concludere qui. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, e se volete seguitemi anche nella pagina Facebook che trovate qui giù nella descrizione. Inoltre se volete lasciate un bel commentino che non mi dispiace, e inoltre vi ricordo di attivare la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati sulle notizie del canale, sui video che caricherò. E quindi niente, da Thundering Light è tutto, al prossimo video! Non vuole